Il caro energia, dunque anche il caro bollette, è un problema per tutti, che le famiglie della provincia di Cremona e ovviamente di tutta Italia conoscono bene. Il problema ovviamente si riflette poi anche sugli enti un po' più grandi, come i comuni. Per questo i sindaci chiedono loro aiuto al governo con una forma di ristoro per poter fare fronte alle spese assolutamente moltiplicate. A parlare il sindaco di Piadana Drizzona, Matteo Guido Priori, che ha fatto di conto calcolando quello che sarà necessario per fare fronte alle bollette in questi primi mesi, i più freddi dell'anno. Stiamo aspettando di vedere come il governo aiuterà i comuni, e qui parlo a nome di tanti sindaci perché ci stiamo sentendo con gli altri sindaci per quanto riguarda le bollette della luce e del gas. Bollette della luce e del gas, ci attendiamo che da Roma arrivi qualche indicazione e qualche aiuto. Questo è l'augurio, diciamo, un po' così di questa Pasqua, perché non sappiamo come fare ad arrivare a fine anno a pagare le bollette della luce e del gas. Questo riguarda i comuni in generale. Questo è un altro grandissimo e gravissimo pensiero che c'è. Tu come Piadena, come che rincaro Ma avete io ho già avuto in messo da parte, percentuale? guarda, noi abbiamo fatto una stima di 300.000 euro circa. E che è in aumento di percentuale circa rispetto a prima? Percentuale circa sei sul 40%, 35% in più. Il problema è che non è, io ho già messo da parte 100.000 euro, però non sono sufficienti. Quindi questo è un grossissimo e un gravissimo problema che abbiamo. Ma non ce l'ho solo io, cioè ogni comune poi, sai, proporzionale alle sue spese, eccetera, ai suoi consumi, è un problemone che riguarda tutti i comuni questo.